puntata di incontro con l'autore, anzi, ancora una volta un'autrice, una donna scrittrice, come ce ne sono tante, che cercano di mettere sulla carta quelle che sono le proprie emozioni, le proprie storie, tutta la propria interiorità, molto spesso. Abbiamo con noi Maila Meini. Lei è di Campi, No, vero? io sono di Livorno. No. Ah, sei di Livorno, però abiti a Campi. Sì, ora sono Riunda. Oriunda, sei un'immigrata Sì, fiorentina, diciamo, emigrata della fiorentina. provincia di Sì. Firenze. E praticamente l'ultimo libro che lei ha scritto è A cavallo del tempo ed è una autobiografia, Sì, possiamo dire diciamo c'hai un'autobiografia? Ecco, l'impronta della tua biografia, sì. Maila, prima di parlare del libro, vogliamo parlare di te, chi sei, cosa Certo. fai? Almeno così ci Che cosa c'è conosciamo, di meglio che parlare di se mi stessi? conosci, intanto ci si conosce per bene. Sì. Allora, Dimmi. intanto buongiorno a tutti. Io ho una vita lunga, ovviamente. Sì. E in pratica non era sbagliato nemmeno dire che sono una scrittrice di Campi, perché è da quando sto a Campi che ho messo per scritto giù, completamente e in maniera ragionata, tutto quello che avevo appuntato, scritto negli anni precedenti, che sono Ok, anche da tanti. Io quanto sei a campi sono a allora? Così Campi dal almeno. 2008, Ah, quindi 10 anni, perché non sono i miei pochi. figli hanno detto: mamma, già abitavano tutti e due qui e ci vivevano, ci hanno fatto le scuole, ci hanno trovato il compagno e la compagna, e mamma vieni quando vai in pensione, perché io abitavo a San Vincenzo. Mamma, vieni quando vai in pensione, vendi lì, compri qui, così ci va di bambini. Che faremo? E Perché così comunque, è. come al Come solito, fanno oggi? si fa le nonne. Noi signore attempate, Sì, io un dico. bambino per uno, dai mamma, vieni. Allora mamma cosa ha fatto? È andata in pensione, ha venduto tutto, è venuta su. Si è Anche per trasferita. combattere La solitudine la anche, solitudine, no, c'avevo certo. due cani, per la Vabbè. precisione, anche tre. La Però, solitudine umana, umana, forse. sì. E ho detto, vabbè, è un salto nel buio, perché non mi conosce nessuno. Certo. Ma insomma, vabbè. Proviamo e quindi ora siamo arrivati a 5 nipoti. Ho detto ora basta, Ora ora basta. basta. Nel frattempo ho avuto quel poco di tempo per sistemare e scrivere. E quindi, infatti, il primo libro che ho scritto. Ok, anche perché dobbiamo dire che quello che abbiamo qui sul leggio è l'ultimo libro. Il primo è questo ed è un libro di Che poesie. poesie. Chiediamo alla regia se ci inquadra anche questo, un libro di poesie. Eccolo, che si intitola Poco dopo l'inizio della sera. Quindi hai cominciato come poetessa. Io nasco come Ah, poetessa nasci come. perché sono un'accumulatrice. La prima poesia in assoluto che ho scritto avevo 9 anni. Ho cominciato a dire non ho mai più smesso, per cui in realtà sono più poetessa che scrittrice. Hai raccolto tutte le tue No, se poesie. tutte, ce n'ho ancora mille da Ah, ce n'hai ancora, pubblicare. Mi perfetto. devo anche sbrigare prima che siano pubblicate postume, a dire la verità. Ok, quindi questo è il primo libro di poesie e poi hai pubblicato un secondo libro un po' più, diciamo, Sì, particolare. sia il primo, sia quello che quello successivo. È particolare perché sono intercalate poesie e prose. Poi finalmente qualcuno, io non me lo ricordavo perché io ero, ma si diventa e si resta, sono un Certo. insegnante di lettere. Ecco. E quindi è Non evidente che si queste perde cose l'imprinting. non si perde, le ho studiate tutte, però io cancello spesso e volentieri, metto da parte. Qualcuno mi ha fatto notare, dopo che è uscito questo, dice: ma te stai scrivendo come la vita nuova di Dante. Ho detto: mamma mia, magari! Però intendeva, quello che me l'ha detto, intendeva semplicemente che io alterno qui Alterni poesie poesia e e prose, e prosa. anche nel Capito, terzo ho fatto qua. certo. E in effetti la mia scelta però non era per imitare Dante. Si chiama prosometro questo, la mia scelta non era per imitare Dante, era perché talmente tante poesie ho scritto che ho detto dove me le metto? A me fra l'altro mi sembrano più Quindi belle le hai poesie. Ho intervallato intervallato le pezzetti di prose e le prosa con poesie. delle Sì, anche poesie. perché parlare di un'autobiografia mia senza poesie è assurdo, non esiste Ok, proprio. certo. Quindi a questo punto sei arrivata all'autobiografia, che anche questa è intervallata da No, poesie. tutti autobiografici, anche questo, Anche eh. quello, Sì, certo. perché quello precedente, il sentiero delle foglie cadute, è autobiografico nel senso che sono stata molto più
prudente, cioè ho inventato questo personaggio che si chiama Lia, e quindi Maila Lia, già si capisce che c'è una certa relazione, questo personaggio che ha un suo percorso che somiglia molto al mio nella stessa età, una trentina d'anni al personaggio, va in depressione e trova una via sua per uscirne, una via un po' particolare, alla Maila dovrebbe dire, alla Maila. Sì. Di fantasia, vero? Non, certo, realtà, perché certo, ci sono un po' di omicidi, ma insomma. Vabbè. Invece questo è veramente un'autobiografia precisa, precisa, perché ho... Quindi è il racconto della tua vita. Della mia vita precisa, senza come nascondimenti. Come ti sei decisa a pubblicare il racconto della tua vita, a esporti, diciamo? Ecco, me lo chiedono in molti, ma io in effetti... Io, sai, mi occupo di autobiografia, certo, quindi mi piace certo domandare come quelle persone arrivano a questa cosa. In effetti non mi ha fatto fatica, cioè io quando una volta che è come... Nelle poesie, no? Come diceva Ungaretti, te raggiungi il tuo porto sepolto e tiri fuori il flash, quello che è importante per te in quel momento. E una volta che l'hai tirato fuori te ne sei liberato, è catartico. Certo, certo. Quindi in pratica io liberarmi di quello che ho scritto qui o nel libro precedente è come dire, è come raccontare quello di un'altra persona. Okay. Non ho nessun tipo di problema. Okay. Certo, se dovessi raccontare le cose che mi stanno succedendo adesso non l'ho ancora digerite, ancora, e quindi ancora non le posso scrivere, e ancora non le posso scrivere. A che età ti fermi qua? A quella di 2 o 3 anni fa. 2 o 3 anni fa, già sì. 2 o 3 anni fa riesci già. Ci sono già i nipoti, sì. Sì, 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 ho imparato bene perché nella mia vita ne ho avute tante, diciamo, di... Pam. Senti, Maila, ma ora oltre che a guardare 5 nipoti, che è un bel impegno, che cosa fai anche? So che fai tante cose oltre che... Sì. Ma prima di tutto la cosa che mi piace di più è tenere il laboratorio di scrittura creativa. Lo faccio a Campi, ho cominciato 4 anni fa, ora a settembre-ottobre ricominciamo il 5° e addirittura lo sdoppiamo facendolo un altro a Peretola. E dietro richiesta, certo. Ed mi è piaciuto moltissimo farlo perché ho aiutato le persone, quelle che sono venute e si sono iscritte, non tutte ma quasi tutte, a riuscire a esprimere, avere il coraggio di esprimere se stessi, ma anche la pura e semplice fantasia, certo, e scrivere, sì, certo, sì, sì. E alcuni di loro, 2 per l'esattezza, hanno già pubblicato un libro. E sono già in procinto di pubblicarne altre. La soddisfazione successo, enorme, certo, sì, del certo successo, sì. Quindi tu fai, oltre la nonna, la formatrice. La maieutica. La maieutica, brava, la tiro levatrice. Fuori. La levatrice, sì, mi piace. Parliamo chiaro, insomma, sì, la levatrice. Senza stare parolone. La levatrice di altre persone per poter scrivere delle storie. Mm. Che cosa possiamo ancora dire? Che cosa ci vuoi dire? Hai pubblicato naturalmente con la scusa, Maila. No, scusa, perché se no me ne dimentico, certo, se poi lo vedono si arrabbia, non ne sto procurando un altro libro sempre nello stesso modo, ma per email a San Vincenzo, okay, dove ho insegnato all'Università della Terza Età. Quindi stai raccogliendo, diciamo, quello che loro scrivono, sì, a San Vincenzo. Ogni tanto ci vado, correggiamo insieme, faccio vedere cosa ho pensato e sta venendo fuori un librino anche lì. Un libro di racconti, in questo caso, sì, di molto bello. Per cose piccole. Ecco, dicevo, hai pubblicato con Ala, già un altro autore o 2 è venuto qui a presentare i propri libri, il proprio libro, che è una casa editrice un po' su, diciamo, sui generis, perché è un fai da te forse, sì. Cioè un gruppo di scrittori che si sono messi insieme per aggirare un pochino le pastoie delle case editrici. Eh sì, è vero, anche, cioè, senz'altro è vero, perché gli altri li ho pubblicati, uno è autopubblicato e poi il primo e l'ho passato a Ala, perché è molto, non che nessuno voglia rubare una poesia, no, questo certo è chiaro, però avere l'imprinting del numero, vabbè, cifrato, certo, possa no, far comodo. L'importante è avere comunque gli ISBN per poter... Esatto, e questo invece, questo qui celeste, è stato pubblicato con un'altra casa editrice, che però non mi ha dato un aiuto, che sia un aiuto. Okay. Me l'ha pubblicato e chiuso lì. È chiuso lì. Beh, e quindi questo allora è un po' il destino delle piccole sì, case editrici, che dicono vabbè, noi te lo pubblichiamo, ti diamo gli ISBN e poi arrangiati, no? Sì, in pratica, ecco, sì. Bene, invece Ala ti ha aiutato almeno nella nel sì, mi ha fatto fare una delle presentazioni. Ora vedo che c'è un po' di sommovimento, stanno interessandosi anche a aprire
il mercato, diciamo okay. così, in modo più grande okay. e ne farò delle altre. Benissimo. Sì. Maila, a questo punto abbiamo finito il tempo, non mi resta che ringraziarti della tua energia. Grazie a voi. Della tua energia anche che hai. Da seduta ce l'ho sempre tanta. Va bene. Se vuoi salutare chi ci è stato ad ascoltare, a vedere fino adesso, ti lascio un attimo la parola e io anch'io saluto tutti quelli che ci hanno visto. Ringrazio, ringrazio tutti quelli che avevano il coraggio di arrivare fino in fondo. E bene, ci vedremo un'altra volta di sicuro. Va bene, quindi a tutti una buona visione, ci vediamo la prossima volta con un altro autore o autrice. Arrivederci. Arrivederci.